Una gran parte dei lavori epidemiologici che vedo in giro, o pseudo-epidemiologici, soffrono di quello che gli economisti da decenni hanno compreso, che era un errore anche loro, l'abbiamo fatto per un secolo, d'accordo? Ed è quello che è noto come critica di Lucas. Perché? Perché Bob l'ha messa in ordine matematicamente, ha fatto vedere come funziona. Ma dal punto di vista intuitivo è molto semplice. Quando tu cambi le regole, la gente cambia modo di giocare. E quindi, per capire l'effetto di un cambiamento di regola, non puoi prendere il comportamento precedente con la regola vecchia e applicarlo alla regola nuova. D'accordo? Devi dirti che obiettivo hanno le persone, cosa vogliono fare le persone? Vogliono star bene, mangiare, fare i soldi, quello che vuoi tu, vedere il film, non vedere il film, bene. Con la regola precedente era la maniera più pratica, più soddisfacente di raggiungere l'obiettivo di vedere il film, era questa. Adesso che è cambiato la regola, ne utilizzano un'altra. Ok? E quindi hai bisogno di modelli comportamentali ed hai bisogno di dati microeconomici, non microeconomici, microsociali, e cioè dati che ti permettono di vedere persone con diverse caratteristiche cosa fanno. Altrimenti non riesci a stimare. Il ragionamento che noi abbiamo fatto è questo, cioè se tu restringi le ore di apertura dei negozi, le persone rinunceranno a mangiare? No. Allora, magari restringere l'orario di apertura dei negozi, le persone rinunceranno alle scarpe, posticiperanno l'acquisto delle scarpe. Possibile, e di nuovo, per un mese, per due, non per l'eternità. Quindi tutte queste misure valgono forse temporaneamente. Quando le tieni estese per 6 mesi, la gente a un certo punto le scarpe se le va a comprare, perché ne ha bisogno. Certo. E se tu gli hai lasciato il negozio aperto 5 ore o 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, invece che 12 ore per 7, si accalcheranno in quelle ore lì. E questo vale per tutto, vale per i ristoranti, per gli incontri, eccetera.